Nel video precedente ho spiegato perché la presenza nelle nostre case di spazi dove ricostruirci e costruire è essenziale, almeno quanto avere un numero adeguato di camere da letto. Spiego meglio per non essere frainteso. Non importa avere una casa grande con pochi locali grandi, servono degli spazi in più rispetto alle camere, al soggiorno e ai bagni. Sul numero dei locali non si può scherzare, ci vuole un rifugio, un locale hobby, uno spazio gioco, come chiamarlo? È incredibile, mi rendo conto che non ha un nome. In un mondo in cui diamo nome anche ai profumi, questo locale non ha nome. Penso che individuato il bisogno e i benefici relativi riusciremo anche a codificare il nome dello spazio ricreativo. Sì, forse questo è il nome giusto. E se ci pensi, gli dà la giusta importanza. Ricrearci è importante. Le cellule del nostro corpo si ricreano continuamente per non perdere funzionalità. E anche noi dobbiamo poterlo fare per non perdere vigore, per non cadere in depressione. Se vuoi approfondire, ti rimando al video precedente, lo trovi qui e alla fine del video. Bene, torniamo al tema. Ecco le soluzioni. La prima è la più immediata, è trovare un compromesso tra metri quadri e posizioni. Non possiamo permetterci il locale in più e dovremmo allontanarci un pochino dal centro della città, quel tanto che basta per far abbassare il costo al metro quadro e per far stare dentro il nostro budget anche lo spazio ricreativo. Se lavori fuori città è tutto più facile. Nei paesi generalmente il metro quadro di casa costa un po' meno e ormai sono generalmente ben collegate alla città anche i paesi. Io vivo appena fuori Milano e in 20 minuti di bus posso arrivare alla metro e le case costano un terzo. Certo, allungare il tragitto casa lavoro o casa scuola porta dei disagi, ma mettiamoli sul piatto della bilancia e consideriamoli in rapporto al bisogno di vivere in una casa. La seconda, se nei nuovi condomini ci fossero spazi privati per attività ricreative, sarebbe un buon compromesso. E qualche volta li ho visti. Devono essere spazi adeguati al numero di unità immobiliari, con una superficie di circa 15 o 20 metri quadri. Possono essere posti a piano terra, ma devono essere abitabili, quindi confortevoli. Perché prevederli non sia penalizzante a livello economico, bisogna che urbanisticamente sia contemplata la funzione e tali spazi non vengano computati nella superficie lorda di pavimento sulla quale si calcolano gli indici urbanistici. Solo allora i costruttori li prevederanno nei nuovi interventi. Così si avrebbe anche il vantaggio che il costo al metro quadro di tali spazi sarebbe quello della pura costruzione, che per uno spazio un po' rustico, con pochi impianti, non supera i 500 euro al metro quadro. Stiamo parlando quindi di circa 10.000 euro di incidenza sull'acquisto della casa. Mi sembra ragionevole. La terza. Prima che la speculazione scriteriata inventasse la villetta a risparmio, le villette si differenziavano dagli appartamenti, oltre ovviamente per il giardino, perché dotate di una serie di spazi accessori più o meno ampia. Ora, la ricerca di economia a tutti i costi, con un po' di complicità di alcuni regolamenti edilizi ottusi, ha prodotto villette con giardino minuscolo, privi di seminterrato e senza mansarda. Risultato? Sono anch'esse unità immobiliari dove non c'è speranza di potersi ricreare. Per mia fortuna io sono cresciuto invece in una villetta con taverna, box annesso, mansarda abitabile, eccetera. Beh, in questo modo ho potuto coltivare numerose passioni, interessi, attività. Certo, avendo il supporto dello spazio in cui ricrearsi, un ovvio che si ricrea. Poi consideriamo alcuni vantaggi ulteriori nell'avere spazi in più. Arriva un ospite che deve parlare in privato con un familiare. O va in camera da letto, assurdo, o gli altri cosa devono fare? Eclissarsi nelle loro rispettive camere da letto. Ma è assurdo. E poi, non ultimo, pensa a quanto stimolante coltivare nella propria testa il progetto del proprio spazio. Il gusto nell'allestire a misura di passione questa macchina concepita nel nostro personalissimo modo per ricrearci a nostro gusto. Sarà che io vivo di progetti, ma per me è una prospettiva immensamente stimolante, tanto da sopperire a tutte le difficoltà e i pesi del lavoro. Ho affrontato un tema particolare, sarebbe interessante sapere cosa ne pensi. Scrivilo nei commenti qui sotto.